presentato a Palazzo San Giacomo un nuovo progetto informativo per migliorare la conoscenza delle opportunità che Napoli offre ai cittadini e ai turisti. È già online il sito www.vivere.napoli.it, dove le informazioni più richieste, classificate attraverso lo studio delle ricerche su internet e delle domande frequenti sui canali web, sono raggruppate in diverse aree tematiche in continuo aggiornamento. Intendo cominciare un lavoro di promozione alla città puntando su chi vive questa città. Quindi sicuramente prioritario, ovviamente per me sono i cittadini. In questo senso abbiamo cercato di creare uno strumento che potesse parlare in maniera molto semplice, molto chiara ehm, ai cittadini ed è un sito che si chiama vivere.napoli.it che è un sito di accompagnamento al sito istituzionale. Per i turisti in particolare sarà realizzato il pacchetto Naples Experience, otto brochure suddivise per interesse dalla cultura allo shopping che permetteranno ai visitatori di orientarsi in città. In programma anche una rivista in inglese per illustrare le eccellenze e le tradizioni napoletane. Napoli non è solamente immensa cultura e patrimonio, ma anche tante altre risorse, quindi tante altre esperienze che il cittadino o il turista può ovviamente vivere appieno. È allo studio la costruzione di un polo dell'artigianato cittadino, la creazione di un marchio della città e una campagna di sensibilizzazione sociale contro i comportamenti illeciti.